C'è un ritornello che fa da sottofondo a queste beatitudini. Il ritornello è quello della ricompensa, cioè beati voi perché un giorno succederà quest'altro. Grande sarà la vostra ricompensa nei cieli, dice alla fine. Ma è giusto fare le cose per una ricompensa? Diceva Freud, questo capostipite della psicanalisi, che chi fa le cose per una ricompensa è un uomo psicologicamente immaturo. Peggio che peggio, i cristiani, i quali credono nella ricompensa del regno dei cieli, e dato che lui era ateo e non ci credeva in Dio, dice: ma siete proprio peggio degli immaturi, dei creduloni, dei bambini. E poi si aggiunge Marx, che dice: i cristiani sono il peggio dei peggio perché la religione è l'oppio dei popoli, e quindi avete fatto una banda di creduloni che venite qua a messa e credete in tutte queste cose qua. Sarà vera sta cosa? E poi ci ha pensato Nietzsche a dire: no, bisogna confidare solo in se stessi. È il superuomo, quello che non dipende da nessuno, altro che ricompense. Peccato che Nietzsche sia diventato folle alla fine della sua vita. E questa idea di superuomo mi sembra che stia miseramente fallendo. Io invece credo in Gesù e credo nelle ricompense. E credo che non sia una cosa da bambini. Quando San Francesco diceva: ogni pena mi è diletta, sapendo ciò che in paradiso mi aspetta. Una ricompensa tiene conto di un qualcuno che ti vuole bene. Pensate un bambino, questi sono ancora piccolini, quando diventeranno grandi, voi direte: ecco, visto che avete fatto questa cosa, siete stati proprio bravi, ti faccio questo regalo. Ecco, è la ricompensa da parte di un papà, di una mamma. È un segno di affetto, è un segno che c'è qualcuno che ti aspetta, che ti attende, che quella cosa che fai ha un senso. È importante la ricompensa, è importante nel momento in cui c'è quello che te la fa ti vuole bene. E allora mi vengono in mente, prendo proprio in esame queste beatitudini. Perché la ricompensa delle beatitudini non è semplicemente nell'aldilà. Quando uno, ad esempio, prendiamone una: beati i puri di cuore perché vedranno Dio. Allora io adesso devo rimanere tutta la mia vita puro perché un giorno vedrò Dio. Da una parte è vero, ma la questione non è, perché se la mettiamo solo su questo piano sono degli eroismi che a volte non trovano senso. Ma la ricompensa nelle beatitudini non sta dietro o davanti, ma sta dentro la beatitudine. Cioè, se io dico beati puri il cuore perché vedranno Dio, significa che se io mi mantengo puro, se il mio cuore è purificato, io vedo Dio già adesso. Cioè, lo vedo nelle situazioni, nelle persone. Perché se il mio cuore è sporco, se è inquinato, io vedo brutte tutte le cose. Se la lente adesso di Casalboni della macchina fotografica, così sta attento anche lui, è sporco, lui può fare tutte le fotografie che vuole. Come vengono le fotografie? Brutte, brutte. Può fare anche il taglio fotografico, ma
se è sporco dentro c'è poco da fare, non è che è importante pulire la lente. Se io non pulisco il cuore non vedo Dio, non lo vedo. Oppure prendiamone un'altra: beati coloro che piangono perché saranno consolati. Ma non che dobbiamo aspettare il paradiso, ma piangere è importante. Il superuomo non piange mai. Guai piangere. Che piangi? Non devi piangere. Ma chi l'ha detto? Quale pedagogia ci sta dietro? Io credo nella pedagogia di Gesù. Prova a piangere anche di fronte a tua moglie, di fronte a tuo marito. Vedrai che sarai consolato. Perché è vera questa parola. Non c'è bisogno di aspettare l'aldilà. La ricompensa è dentro la beatitudine. Quindi l'umanità vera non è fatta dal superuomo, ma è fatta da chi si lascia fare dall'altro. L'umanità è dentro la relazione, non dentro l'idealità, la moralità, la purezza assoluta. Non esiste questo. Non esiste nessun uomo che faccia le cose gratuitamente. Trovatemene uno. Ma se la tua ricompensa è basata sulla falsità, allora questo è sbagliato. Se la tua ricompensa è per scopi brutti, questo è sbagliato. Ma se la tua ricompensa è dentro una relazione buona, di fiducia, questo è giusto. E se la ricompensa è dentro la relazione con Gesù, è giustissimo. Ecco, allora voi oggi affidate questi bambini a Gesù. Una cosa bella, è una cosa grande. La ricompensa non è solo quella della vita eterna, perché oggi loro acquistano la vita eterna, acquistano il biglietto d'ingresso per entrare in paradiso. Ma la vita eterna è già dentro di loro. Oggi cambia certamente il loro cuore. Bene, ci alziamo in piedi. Thank you.